Ciao ragazzi, in questo video parliamo di come si scrive un curriculum per artisti. Allora, inizio subito dicendovi che il vostro curriculum deve essere chiaro. Quindi non scrivete dei romanzi, non scrivetelo in forma di prosa, ma tutte le informazioni che andrete ad inserire dovranno essere inserite sotto forma di elenco, quindi informazioni brevi, chiare e ben organizzate. Nel corso del video poi vedremo che cosa inserire nello specifico. Il vostro curriculum non deve essere eccessivamente lungo, non superate le 2 pagine, due pagine a 4, ok? E usate font semplici, niente di arzigogolato, di fantasioso particolare, e scrivete in nero, non usate altri colori perché non servono. E soprattutto se il curriculum magari viene stampato, fotocopiato, eccetera, se utilizzate dei colori rischiate che alcune parole non si riescano a leggere. Quindi lo scopo del vostro curriculum deve essere quello di permettere a chi lo legge di avere velocemente, con immediatezza, le informazioni fondamentali che interessano alla persona a cui avete dato il curriculum. Adesso vediamo quali sono queste informazioni che vanno inserite. Allora, innanzitutto, nell'intestazione servono le informazioni di base, cioè il vostro nome, cognome, mettete la vostra fotografia, data di nascita, dove vivete, eccetera, e informazioni anche di contatto, quindi numero di telefono e indirizzo email. È molto importante stare attenti ad un aspetto legato all'indirizzo email. Cercate di utilizzare un indirizzo email professionale. Mi si rizzano i capelli quando leggo indirizzi email come CC82 o Farfallina 74. Ecco, queste @gmail.com. Ecco, queste cose sono assolutamente da evitare. O avete un vostro indirizzo professionale, tipo io ho info@artiscoaching.it, quindi voi potete fare. Facciamo finta che siate Leonardo da Vinci, info@leonardodavinci.it. Di solito, se avete un vostro sito, avete anche solitamente un'email collegata al vostro dominio, ok? Quindi di solito è www.nometuttore.com e c'è poi l'indirizzo email correlato. Se non avete questo tipo di indirizzo email, usate anche un indirizzo Gmail, però sempre in modo professionale. In questo caso sarebbe leonardodavinci@gmail.com. Mi raccomando, questo è molto importante. Poi dovete mettere una sezione, inserire una sezione relativa alla vostra formazione, quindi dovete inserire gli studi che avete fatto, non importa se non avete fatto l'Accademia delle Belle Arti, insomma, inserite tutti i corsi, scusate. Tutti i percorsi di formazione che avete fatto nella vostra vita per migliorare le vostre capacità artistiche. È importante che queste informazioni vengano sempre inserite in modo cronologico indiretto, cioè al primo posto ci deve essere l'ultima scuola, l'ultimo corso di formazione che avete frequentato, compreso di anno di frequenza, e via via scendendo si inseriscono quelli che sono stati eseguiti, svolti in precedenza, ok? Usate o un elenco puntato o comunque cercate di strutturare tutto in una forma che visivamente sia facile e veloce, immediata da leggere. Se non avete fatto percorsi particolari di formazione, non inserite questa sezione, ok? La seconda sezione da inserire nel vostro curriculum è quella relativa alle mostre. Avete partecipato a delle mostre? Inseritele, anche in questo caso in ordine cronologico indiretto, quindi al primo posto l'ultima a cui avete partecipato. Specificate sempre l'anno, il titolo della mostra, il luogo dove si è svolta e specificate anche se la mostra è stata una mostra personale o una collettiva. Questo è molto importante. Ci sono artisti che hanno fatto innumerevoli mostre, ovviamente non dovete inserire tutto. Se avete partecipato a tante mostre, inserite le 10-15 più importanti, non di più perché non le leggerebbe nessuno comunque.
Un'altra sezione molto importante è quella relativa alle collezioni in cui le vostre opere sono presenti. Queste collezioni possono essere collezioni private o collezioni di musei. Anche qua inserite sempre il titolo dell'opera, il nome della collezione o di chi è il nome del collezionista se si tratta di una collezione privata, ok? E l'anno di acquisizione dell'opera. Quindi, se avete un'opera presente nella mia collezione, per esempio molti di voi fanno parte della mia collezione, qualcosa vedete anche dietro, mettete, per esempio, prendiamo questa, microorganismo del 2017, inserito nella collezione di Stefania Monopoli, acquisito nel 2019, per esempio, ok? Anche qui specificate se la collezione è privata o fa parte di una collezione di un museo oppure anche di una collezione aziendale, perché adesso molte aziende creano, costruiscono la loro collezione aziendale. Anche questo è molto importante. Poi un'altra sezione da inserire nel vostro curriculum è quella relativa ai premi. Avete vinto dei premi? Anche in questo caso, sempre in ordine cronologico e in diretto, inserite i premi scrivendo il nome del premio, il luogo in cui il premio vi è stato dato, insomma, e l'anno in cui vi è stato consegnato questo premio. Anche qui, se avete ricevuto innumerevoli premi, mettete soltanto quelli più interessanti, ok? Come nel caso delle mostre, potete scrivere nella sezione mostre in evidenza. Ok, mostre più rilevanti per far capire che non sono solo quelle, ma ne avete, avete partecipato ad altre mostre, avete vinto altri premi. E infine poi inserite una sezione relativa alle pubblicazioni. Il vostro lavoro o qualche vostra opera è stata citata all'interno di un articolo, di una rivista specializzata, di un blog specializzato, in un libro, in un testo critico. Anche questo va inserito specificando appunto il titolo della rivista, del libro, del saggio in cui è stata inserita l'opera, e l'anno, l'autore e l'anno di pubblicazione. Bene ragazzi, queste sono le informazioni principali da inserire in un curriculum che sia efficace. Ok, come vi dicevo all'inizio, non siate prolissi, perché solitamente a chi legge i curricula interessano le informazioni principali. Ok, non c'è bisogno di scrivere delle prose o dei romanzi che alla fine non verrebbero nemmeno letti o che rischiano di far scartare a priori il vostro curriculum. Chi legge il vostro curriculum poi, se è interessato al vostro profilo, vi ricontatterà per avere ulteriori informazioni più specifiche, più dettagliate. Come vi dicevo all'inizio, o non ricordo se ve l'ho detto, non inserite immagini delle vostre opere nel curriculum perché non servono. Queste vanno inserite tutte in un portfolio, ok? Che va a accompagnare il curriculum se viene richiesto, altrimenti vi verrà chiesto poi in seguito se il vostro profilo è interessante per chi sta facendo la selezione. E bene ragazzi, questo è tutto. Nei prossimi giorni ci sarà un freebie, cioè sto creando un modello standard di curriculum che potrete utilizzare per ogni evenienza. E scrivete nei commenti se voi avete già un vostro curriculum, se questo video vi è servito, vi ha dato delle idee nuove, se avete dei suggerimenti da aggiungere a quanto già ho detto e come sempre, se questo video ritenete possa essere utile ad altri artisti, condividetelo nelle vostre storie. Ciao ragazzi, al prossimo video!